Buon pomeriggio a tutti amici di Futsal, benvenuti qui dallo Sport Village di Agrigento, dove si terrà la sfida tra Agragas e 3M, tra i giganti e i lupi. In questo momento però c'è un minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci e ci uniamo. Ricordiamo ovviamente Totò Schillaci, ci uniamo al cordoglio di tutto il mondo del calcio. 5 a 11, 7 a qualsiasi ovviamente livello. Attenzione ad amici, la Rosa trova il tiro, fermato la Rosa, attenzione Ricotta, subentra Ricotta e trova la rete del vantaggio 3M. Era caduto probabilmente con intento falloso, intervento del giocatore dell'Agrigas, era caduto la Rosa, non può più giocare il pallone il 17 perché è all'interno della zona da campo, già scambiato, ma attenzione per il tiro! Favoloso! Il gol di Alessandro Di Gangi, qua poi l'esultanza con le pistole, effettivamente ha sparato un pallone clamoroso alle spalle di Virruso. Un compagno, il compagno Castiglione, che può scaricare il destro, c'entra Castiglione, uno scivolo alla Wayne Rooney, segna il portiere, 2-1, gol dell'Agragas. Il controllo di parte, prova a girarsi, non viene fermato, attenzione, ha faticato, 2 contro 1, ha faticato, sbaglia completamente, attenzione a Castiglione che se ne va, chiami in causa Di Bartolo. Ritorna sul pallone della Rosa, non c'è niente, attenzione, Di Bartolo! Non c'è niente per il due arbitrale, c'è la rete di Di Bartolo, 3-1. Che sembra essere rientrato adesso. Cillari rischia, attenzione, Amici! La rete di Carlo Amici, 3-2, lo sguardo a cercare il tipo nero-verde, 3-2. Palla ancora per l'Agragas, non escono i giganti, arriva un'altra volta Carlo Amici, il comandante con la 10, un altro errore in fase difensiva, un'altra volta è Amici. 3-3. 3M che avrà l'occasione per andare in vantaggio, ancora una volta Carlo Amici, doppietta in questa ripresa, e adesso ritorna a essere lui il deputato alla battuta di questo calcio di punizione. Può andare Carlo Amici, fischia l'arbitro, va Amici, il pallone entra in qualche modo, un'altra volta Carlo Amici, intelligenza e talento superiori per Nicola Algerino, segna ancora Carlo Amici, 3-4. Castiglione, tra linee, Sirone, al centro, e c'è la rete, la rete di Rubio, 4-4, passa il servizio di Sirone. Caso ci sarà o un calcio di rigore oppure un tiro libero più avanti, tipo in questo caso. Carlo Amici già in gol 3 volte solamente nel corso della ripresa. In cerca del poker, in cerca del quarto, in cerca del gol che manderebbe il 3M di nuovo in vantaggio quando mancheranno 5 minuti e 30 secondi. Va Amici! Sempre Carlo Amici! Sempre il numero 10! 5-4, altra firma pesantissima di Carlo Amici. Gira la telecamera, gira il campo, ancora colore dalle parti di Brasile. Girone, atterrato, fallo! Occasione per rimettere tutto in discussione, rimettere tutto in parità, così come ha fatto poc'anzi Amici, dalla medesima situazione, seppur la posizione differente. Va colore! Passa il pallone, rete di colore, e allora colore, e allora Castiglione che vede, corre Di Gangi, se ne va il 4, Di Gangi, Di Gangi, che cosa ha fatto Di Gangi, 6-5, centellinare questo inizio di stagione con 4 vittorie su 4 uscite, attenzione al pallone avanti, c'è Baucina!
volta Bocina, 6-6, quando mancano 6 secondi, combinazione degli aspetti demoniaci con la parata mancata in questo caso da Castiglione, e c'è la rete di Bocina. Ma potrebbe esserci un ultimo grande assalto, attenzione a Ricotta che può andare fermato solamente dal triplice fischio. Finisce 6-6, Acreas ha un passo dai tre punti, è comunque imbattuto dopo le prime gare di campionato, stessa cosa per il 3M.